ma mi sono reso conto, diciamo, guardando in questi 2 anni, non era ciò che io veramente volevo condividere. Eccomi qua ragazzi, si sono voluti 2 anni prima di tornare su questo canale. Il motivo per cui sono stato, diciamo, fuori, non ho più pubblicato nessun video, è perché ci sono stati svariati motivi personali che mi hanno portato, diciamo, a staccarmi un po' dalla realtà di YouTube e dei social. Tant'è vero che le applicazioni sul mio telefono ormai non esistono più dei social, li ho eliminati tutti. Quindi ho deciso, diciamo, di staccare 2 anni fa. Di staccare, di prendermi una pausa e capire cos'è che volevo fare della mia vita, ok, a livello personale, ma anche a livello professionale. Mi sono voluti 2 anni ed eccomi qua, sono tornato con le idee molto più chiare di quello che voglio fare. Come vedete, siamo in una nuova location, magari vedete solo lo sfondo e vi chiederete anche a cosa serve magari questo corno qua. Ve lo spiegherò in un altro video, non è oggi la giornata per spiegare cosa serve il corno. E beh, se volete sapere, comunque non so suonarlo. Quindi stavo dicendo che sono tornato e voglio condividere su questo canale quello che secondo me è il jiu-jitsu. Fino adesso mi sono concentrato solamente sulla parte tecnica, dove spiegavo esercizi di mobilità, esercizi di stretching, magari facevo vedere qualche video dove mi allenavo io, facevo vedere anche magari delle tecniche, dei drills di jiu-jitsu e mi fermavo qua. Ma mi sono reso conto, diciamo, guardando in questi 2 anni tutti i video che ho pubblicato, mi soffermavo solamente sul lato tecnico. Non era ciò che io veramente volevo condividere. Cioè, sì, la parte tecnica, tutto quello che ho pubblicato fino adesso era interessante, quindi pensavo servisse, ma in realtà quello che io voglio condividere è molto di più. Quindi d'ora in poi condividerò solamente informazioni che secondo me sono utili per chi pratica questa disciplina marziale, sia per chi vuole intraprendere a livello agonistico, ma anche per chi vuole solamente imparare questa disciplina. Quindi andrò a divulgare informazioni che a me sono servite a livello agonistico, ma anche al di fuori, anche nella vita di tutti i giorni. Ciò che ho passato in questi 12 anni di jiu-jitsu, dove 10 sono stati di puro agonismo. Quindi ci saranno nuovi contenuti, andrò a pubblicare penso un video a settimana, ci sarà una nuova playlist dove la chiamerò, non lo so, ma sto inventando adesso il momento, Jiu-Jitsu per mentecatti, quindi Jiu-Jitsu per chi ha appena iniziato, non sa che cos'è il Jiu-Jitsu, non sa che cosa vuol dire chiamare guardia, non sa cosa vuol dire leva il braccio o armlock. Quindi andrò proprio a spiegare quello che è la logica del Jiu-Jitsu, ok, non le tecniche, ma la logica che c'è dietro il Jiu-Jitsu, del perché si devono fare determinate cose. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campana delle notifiche. E ci vediamo al prossimo. Os.